del calcio di Sarri o comunque della sua idea. Abbiamo il primo ospite della serata già collegato, lo vedo già nei nostri monitor, Luca Toselli. Ciao Luca, buonasera. Ciao a tutti. Eccoci, mi qua. Sentite bene? Ti sentiamo. Ottimo, è stato scritto ottimo. Proprio mentre ti presentavamo, ma adesso ti sentiamo perfettamente. Eccoci qua. Ciao. Perfetto. Luca, benvenuto. Buonasera, naturalmente. Buonasera a tutti. Ciao Luca. Qui a Grazie. Calcissimo TV, tu sei un tifoso. Aspetta che proviamo a indovinarlo da quello che c'è dietro alle tue spalle. Vediamo se pizzichettone. Se... Vabbè, magari anche, però principalmente della Juve. Questo della Juve, sì. Mi sembra chiaro. Stiamo parlando del futuro di Pjanic, lo hai capito, un giocatore che insomma fa discutere e divide parecchio la tifoseria bianconera. Perché divide? Perché è un giocatore sicuramente che ha dato, diciamo, grande lustro alla Juve nelle passate stagioni, ma quest'anno con Sarri, quando si chiedeva un po' questa rivoluzione a livello filosofico, a livello di gioco, forse è quello che ha deluso di più. Sei d'accordo? Allora, stavo seguendo quello che stavate dicendo prima e sono d'accordo solo in parte, nel senso che l'ultimo Pjanic assolutamente non si può guardare, ma quest'anno non era partito male Pjanic, quest'anno era partito molto bene, secondo me ha fatto 4 partite probabilmente in cui sembrava un giocatore di livello, potesse essere quel giocatore che chiedeva Sarri, dopodiché per un motivo probabilmente a me sconosciuto è completamente degenerata la situazione e poi sì, è diventato forse il giocatore da cui ci attendiamo un po' di più e che probabilmente sarà il sacrificato di questa finestra di mercato, anche perché è un giocatore che ha ancora un valore di mercato abbastanza elevato e soprattutto post discorso Covid monetizzare una successione non la vedo così improbabile come cosa. Però scusami, ciao Luca, sono Andrea. Ciao. La domanda che ti faccio, ma tu credi che in termini assoluti Jorginho sia un giocatore migliore di Pjanic? Perché sento, te la giro in questa maniera, seguendo sì. Da vicino l'Inter, sento da una parte di tifoseria, anche di critici di calcio, delle critiche appunto sulla decisione del 3-5-2, Conte ha solo quell'idea, Conte vuole i giocatori così e non sfrutta, l'ultimo caso è quello di Eriksen. Esatto. Però mi viene da dire che a questo punto stiamo facendo la stessa valutazione di Sarri, cioè Pjanic non è scarso, lo stiamo dicendo, però non si sposa l'idea di Sarri. Ma allora sarà anche Sarri che dovrà imparare a sfruttarlo al meglio il giocatore. Allora, ti do 2 risposte. Credo che nella totalità Pjanic sia un giocatore più forte di Jorginho. Semplicemente alla Juve in questo momento, per fare girare, e a Sarri per far girare la Juve, serve un giocatore che giochi in quella posizione e che ce l'abbia naturale, che faccia quello di ruolo di mestiere. Quel famoso che pensi prima, che vada più veloce anche di gamba e che di testa. È giusto, è corretto, ma semplicemente perché Jorginho è un regista, Pjanic non l'è sempre stato adattato, è stato messo lì, alla Roma addirittura abbiamo visto fare il trequartista, sì, faceva la mezzala offensiva, è un giocatore, quindi è un giocatore di ruoli. Sì. Esattamente, per quanto riguarda Sarri invece purtroppo è il limite che vedo in lui, per quanto lo consideri comunque un ottimo allenatore, a differenza di Allegri o di Conte, per dire, cito gli ultimi 2 che abbiamo avuto qua alla Juve, hanno saputo cambiare. Conte era partito con l'idea del 4-4-2, il famoso 4-2-4, è passato prima con il 3-5-2, prima col 4-3-3, poi col 3-5-2, perché ha visto che a disposizione aveva giocatori, uno su tutti, Vidal, sì, sì. Aveva la BBC a disposizione e non poteva tenere fuori i più forti. Allegri ha fatto la stessa cosa, tutti gli anni, a seconda dei giocatori che aveva, cambiava formazione. Sarri gioca 4 difensori, 3 centrocampisti con il vertice basso e poi 3 attaccanti che possono essere con i 2 esterni o col trequartista, ma non varia mai da quella composizione, quindi è anche difficile dirgli guarda, adattati e fai giocare Pjanic da un'altra parte, semplicemente perché in rosa un altro giocatore con quelle caratteristiche non c'è, quello che si avvicina di più è Bentancur può sì fare regista, ma secondo me è un giocatore con una gamba incredibile e da mezzala è più forte e tenerlo lì lo limiti tanto Bentancur, secondo me, e fa lo stesso discorso di Pjanic, adatti anche lui comunque, ecco, non ce l'hai. Cantella aveva una domanda, sì, mi sembra, sì, sul possibile scambio col Barcellona. Esattamente, no? Perché si è parlato, Luca, di Arthur. Io ti chiedo se è il nome giusto, insomma, nel momento in cui tu decidi di sacrificare Pjanic, secondo me vai a monetizzare se puoi. Certo. E siccome il Barcellona Pjanic lo ha ormai designato come obiettivo principale per il centrocampo, e allora dico, vai a chiedere dei soldi, a meno che questo Arthur non sia davvero l'uomo che può fare al caso di Sarri. Lo è per te? Lo hai allora seguito? Intanto mi sono posto la domanda, è il Barcellona che vuole Sarri, scusate, il Barcellona che vuole Pjanic o è Pjanic che ha detto via dalla Juve solo per il Barcellona e quindi la Juve sta cercando proprio il Barcellona per questo motivo? Arthur non è un regista,
torniamo sempre lì, ha sempre giocato come mezzala di destra, come mezzala di sinistra. Adesso io non lo conosco particolarmente, non ho seguito nel dettaglio il Barcellona, però è un giocatore che ho sempre visto giocare in quelle posizioni. Poi magari può fare anche il regista, però se poi il regista lo fa come l'ha fatto Pjanic, il prossimo anno siamo qua a dire allora Arthur va bene, lo spostiamo di là, però ci serve un regista. Quindi tanto vale, mi adeguo, mi arrendo all'idea di poter avere Jorginho, perché almeno vado sul sicuro, so che Jorginho fa regista. Se lo fa male vuol dire che il prossimo anno andiamo semplicemente a prendere un regista più forte, e non sono del tutto convinto che Jorginho sia il regista giusto per la Juve. Arthur come centrocampista, come mezzala, può essere assolutamente un nome, ma non penso come regista. Gianluca, abbiamo paragonato un po' la situazione Eriksen a quella Pjanic, effettivamente sono due incompresi, due talenti sicuramente importanti. Cioè, Pjanic ha avuto, cioè io mi ricordo a un certo punto che veniva classificato come per numero di palloni toccati, fatti girare, passaggi, cambi di direzione, praticamente il miglior centrocampista d'Europa nella storia di quest'anno, sì. All'inizio, cioè poi sicuramente qualcosa è successo lì dentro, però io torno sempre al solito discorso, cioè che mi sembra, conoscendo piuttosto bene Marotta, insomma da tanti anni e parlandoci anche spesso, cioè la filosofia dei grandi club è che se ne esce uno ne deve entrare uno che è più forte. Se cominciamo, ma questo è adattato, e però questo non è esattamente quello che... Cioè tu devi avere un rapporto qualità-prezzo che già in questo periodo sarà difficile da mantenere, perché ovviamente il Barcellona, il mondo deportivo ogni giorno rifila. Le visite di Lautaro, no, hanno tanti da vendere e ogni giorno scrivono: ti diamo Guillermo Amor, una nostra vecchia gloria, in cambio di Lautaro. E noi stiamo qua abbastanza a ridere, perché poi Suning ha dimostrato che non è molto malleabile su queste trattative qua. Non è che fa, piuttosto te li tengono qui. Sai, anche la Juve non è che il Barcellona oggi può dire voglio Pjanic, a parte che giustamente poi sarà il Barcellona che vuole Pjanic, e se vuole Pjanic perché lo vuole, cioè quali giocatori hanno animo di far uscire. Il concetto è che tu devi far entrare al posto di Pjanic uno più forte, e poi Sarri, se tutto fosse andato come doveva andare, non ci fosse stata l'interruzione, non sarebbe stato più l'allenatore. No, non lo so, però sai, oddio, poi è difficile, perché se poi ti vince la Champions, vabbè. Però è chiaro che l'aria è quella lì, no? Però abbiamo capito che comunque andrà a finire una stagione particolare questa, e cioè i risultati vanno presi. Lui rischia di fare anche la prossima. Per tutto questo, ecco, bravo Gianluca, questo è il tema da cui ripartiremo tra poco. Abbiamo una pubblicità. Luca, rimani con noi perché ti chiederemo di Sarri tra poco. Certo, lascia capire se sei un sarriano anche tu oppure rimpiangi Allegri. Tra poco ripartiamo da qui. Allora, per risponderti a questa domanda, voglio rispondere prima a quella che avevi fatto prima della pubblicità. Sì, cioè quando mi chiedono sei sarriano o sei allegrano, io rispondo sempre nella maniera più facile possibile: sono juventino, quindi chiunque ci sia sulla panchina della Juventus, per quanto mi riguarda, deve essere sostenuto. Attenzione, questo non vuol dire che non debba essere criticato nel caso, ma finché ci sarà Sarri io spererò sempre che Sarri vada bene, non inizierò mai a pensare speriamo che vada male così il prossimo anno ce lo leviamo dalle scatole. No, è un pensiero che non farò mai e che non ho mai fatto e che penso che sia sbagliato a prescindere. Detto questo, prima della pausa avevo il sentore, la sensazione che per Sarri potesse essere la prima e unica stagione juventina. Non pensavo fosse giusto e non penso sia giusto, semplicemente perché fargli fare un anno, e tra l'altro senza il mercato che ha voluto lui, perché la Juventus l'anno scorso sicuramente il mercato non l'ha fatto con Sarri, e magari neanche quest'anno lo farà con Sarri, però dargli solamente una stagione di tempo, chiedendogli un cambiamento dinamico, perché Agnelli l'ha detto chiaro e tondo nella conferenza stampa di Dado Allegri, mandiamo via Allegri non perché ha fatto male, semplicemente perché stiamo cambiando, vogliamo cambiare. Luca, e chiedergli... Sì. Però scusami, hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te, poi ricordavi effettivamente quelle che sono state le dichiarazioni di Agnelli a margine della conferenza stampa di addio, di commiato ad Allegri, però dovevano anche metterlo in condizione Sarri di poter portare avanti questa rivoluzione, chiamiamola così, e non sono è d'accordo. Stato fatto proprio perché non gli hanno comprato i giocatori che voleva. Sono d'accordo, per questo che dico che almeno un anno in cui magari il mercato, non dico che glielo fai fare tutto perché sarebbe improponibile, follia tutto, pensare. No, certo, assolutamente. No, anche però, perché però poi ti arrivano Jorginho, lo sai già, Emerson Palmieri, a momenti Isai, Valdifiori, Isai, tutti quei giocatori che si porta io dietro. Spero che non siano questi i nomi che va a fare Sarri, caso, almeno non tutti, però
ovviamente che gli dica un tipo di giocatore, cioè mi serve un centrocampista fisico, mi serve una mezzala che si inserisce, mi serve un attaccante in grado di fare la boa, mi serve un terzino in grado di spingere, cioè un identikit l'allenatore lo deve dare. Certo, esatto. E spero che, e poi comunque non è facile, perché Sarri per fare almeno quanto ha fatto Allegri, che era un allenatore che almeno due trofei all'anno te li portava praticamente sempre, e due volte ha rischiato di fare il colpo grosso con la Champions, e quindi tre, deve almeno vincere Coppa Italia e campionato. Se vuole superare Allegri deve almeno vincere la Champions in ogni caso, cioè non si scappa. Quindi è difficile anche riconfermarsi, per quanto mi riguarda, in questo momento in cui quelle dietro si sono rinforzate e non mollano un centimetro, e tu sei più fragile, tra virgolette, più debole, tra virgolette, perché hai ricominciato da capo. Un conto è ricominciare da capo con Conte, che chiede ai giocatori un certo tipo di gioco che si basa sul quest'anno diamo tutto, l'anno prossimo ci guardiamo. Un conto è quella Juventus che vuole provare a fare un ciclo, aprire un ciclo e cambiare completamente il modo di pensare che ha avuto negli altri anni. Sì. Però a me sembra, scusate, che Sarri, cioè non è che paghi tanto questo. Cioè, almeno da quanto risulta a me, Sarri non è entrato completamente nel mondo. Mood. Cioè... Che era prevedibile, però Gianluca. Io scherzando ogni tanto dico il tutone, però guarda che cioè Berlusconi, cioè, disse a noi, e mi trovavo anch'io lì, sì, che non poteva sopportare che Terim si presentasse coi bermuda e lo stecchino. Sì, sì, siccome sì, casualmente c'ero anch'io, me lo ricordo esattamente, c'era un convegno, mi pare, di qualcosa, e parlando con i giornalisti disse che Terim, che ancora doveva cominciare, gli aveva dato fastidio vederlo, sai, le physique du role, sì, cioè quando Sarri si mette un po' le dita nel naso, non arriva a capire che Cristiano Ronaldo tu lo puoi lasciare in panchina, cioè non potresti, perché sì, sarebbe resa maestà, però siccome anche è capitato anche all'Inter, io mi ricordo cosa faceva, cioè da Ronaldo tu andavi e gli dicevi: Ronny, come va oggi? Senti, non è che magari dai... E magari lui ti dice sì, effettivamente oggi è, non lo sostituisci al settimo minuto di Juventus-Milan, che è una partita vista da tutto il mondo. Certo. Perché lì gli ha dato fastidio, poi lì è presuntuoso, se lo lega al dito, se la ricorda dopo anni. Cioè lì intelligentemente tu dovevi dire all'intervallo: Cristiano, magari... E magari, cioè, ne uscivi bene. Invece quello sono stato la polemica di un mese, un casino allucinante. Sarri che ogni tanto risponde, magari risponde male alla collega. Insomma, la Juventus ha, poi può piacere o non piacere. Però si poteva prevedere, Gianluca, abbi pazienza. Al suo stile, cioè, sì. Allegri da questo punto di vista ha sgrassato molto. Sì, perché sì, ha abituato con Berlusconi, che gli diceva, altra frase, si deve tagliare i capelli quando va in... Cioè, guarda che quello che ha mandato giù Allegri col Milan. Sì, sì, sì. Zaccheroni, la storia del sarto, cioè, voglio dire... Guarda che quell'ambiente lì non è che tutti sono preparati. Quindi io, al di là dei risultati, che Juve adesso sinceramente Coppa Italia, poi ripeto, e Scudetto, io è d'agosto che dico che l'Inter arriva seconda, forse arriverà terza, non lo so, però che il gap con la Juventus non l'hai colmato, è incolmabile. Cioè qua il tifoso della Juve ormai Scudetto e Coppa Italia le dà anche se non c'è l'allenatore in Italia, perché bene o male è così. Ma secondo me è così anche quest'anno. C'è, cioè, la Lazio, al di là del Bau Bau, è ferma da due mesi, quando adesso si ricomincia la Juve ha più ricambi, la Juve alla lunga non c'è niente da fare, ha più ricambi. Esce alla lunga. Posso fare? Vai da Luca? Sì, sì, infatti, perché su queste parole di Gianluca, sono d'accordissimo con lui, anch'io ho sempre detto la Juve parte nettamente favorita rispetto alle altre inizio stagione. Però ti faccio una domanda, Luca, alla luce di questo rinvio e la ripartenza che ci sarà a breve, cambiano però un po' i parametri, nel senso, parliamo di tre squadre nell'arco di sei punti, parliamo di un mese e mezzo che diventa una sorta di roulette russa, che se sì, sei in forma, sì, è vero, e soprattutto giocando ogni tre giorni, c'è da capire dopo due mesi fermo che punto, perché non tutti i giocatori avranno lo stesso tipo di preparazione. Però sarà così per tutti, eh? Esatto, quindi però i dubbi aumentano. Io ti chiedo, sei convinto che le gerarchie che abbiamo visto finora verranno rispettate fino alla fine, o temi questa fase dove diventa che ogni tre giorni, parliamoci chiaro, se becchi
15 giorni dove non sei in forma, il rischio è che perdi un po'. Poi la Lazio, solo adesso lasciamo perdere la Lazio sul campionato. Sì, perché poi non dovrà giocare le coppe dopo, mentre Inter e Lazio... Cioè, il pensiero comunque della Juve è sempre là. Lotito si è già lamentato di questa cosa. Però è vero, da saperlo non mi sarei suicidato dalla Coppa Europa. Anche la preparazione di Carlo. Però i 5 cambi, poi per carità, andiamo da Duca, i 5, io sono d'accordo con te, alla prima partita tu puoi vedere il Brescia che fa il Real Madrid, dico per dire con l'Inter, è vero, perché sono fermi da 2 mesi, io con dei giocatori sono riuscito un po' a parlare, cioè questa cosa qua non mi è mai capitata. Mai, così tanto mai. Tu puoi dirmi quello che vuoi, ma chi fa sport, vabbè, io faccio runner non professionista, ma correre sui rulli in casa e correre in strada è una cosa completamente mondo. Diversa. Tu puoi dirmi tutto quello che vuoi, puoi avere la più bella palestra in casa del mondo, ma l'attrito dell'aria, il prato verde, non c'è niente da fare. Poi tu mi dici, hanno delle ville a Madeira, Ronaldo, sì, ma non è la stessa cosa, no, non c'è l'adrenalina, non c'è... Quindi ripartono tutti, e all'inizio sono d'accordo con te che magari ti trovi il Brescia che improvvisamente quel giorno è il Real Madrid. Sì, però poi alla lunga... Perché sono 12 partite, non sono poche. A me fa paura. I valori escono ancora, a uscire. A me fa paura il fatto che la Juventus e l'Inter dovranno comunque fare una preparazione partendo dal presupposto che ad agosto giocheranno, la Lazio no. Però io, ho capito una cosa, quando io la chiamo Cristiantus, che gli Juventus si incazzano, perché per me Cristiano Ronaldo è più grande del club in cui gioca. Io in Juve-Inter, dove non l'abbiamo vista, parliamoci chiaro, io ho visto una cosa, erano tutti scioccati, perché dai, adesso se tu la rivedi oggi capisci che c'è il clima del Covid già in quella partita. Sì, non è una partita, guardi le facce di tutti, c'era solo uno che sembrava che andasse, ripeto, a fare shopping, cioè, e ha giocato come se... cioè Cristiano Ronaldo, cioè io temo che alla fine quel valore aggiunto lì, cioè alla fine ti... cioè te lo fa. Poi lui lavora sempre per essere in forma, particolarmente in questa parte. La partita di Cristiano Ronaldo, Juve-Inter, è quella degli altri, ma io sto parlando proprio della tranquillità, di quanto meno sudava, cioè una roba... carità... Perfetto. No, ma io mi sono intervenuto soltanto per dire questo. No, ma la Juve alla lunga, 12 partite sono tante, ragazzi, non sono po'. Sono d'accordo con te, se fossero 4 o 5... ma 12 fa tempo, secondo me, a riequilibrare, a ristabilire le asticelle, penso. Luca. Allora, io ho iniziato a tifare Juve nel 2006, quindi il primo anno di Serie B. Attenzione! No, ma tu, aspetta, quanti anni hai però, capiamoci? Io sono del 92, però ho iniziato a seguire il calcio con il Mondiale, quindi il primo anno di Juventus è stata la Serie B. 92? 92. Sì. Vale, lui può... salutiamolo. Attenzione, tra l'altro è mezzanotte. Attenzione! Tra poco ne parliamo. Fai finire Luca, fate quello che dovete fare. Ragazzi, oggi tutti hanno vinto, Oggi hanno vinto tutti. Prima Coppa dei Campioni del Milan nel 63. Giusto. Triplete dell'Inter. Se proprio devo dirlo, anche... promozione in Serie A del Milan nell'83, aritmetica, vincendo a Reggio contro la Reggiana. Questa mi mancava. Ragazzi, no, questa me l'ha detta Dodo Dunque. Ah, perfetto. Non okay. La Juve che vince con la Juve, siccome l'ho seguita perché ero là all'epoca, capitava che il giornalista dell'Inter, come mi ricorda sempre Mischi, che mi vuol dare dei soldi perché io rivada, perché poi sono andati gli altri e le perdevano tutte. Io ho seguito una Champions della Juve, il 22 Nantes Madrid, il 22 maggio del 96 io ho fatto la cronaca. Pensa te. Qua con c'era Anastasi. Sì. Che saluto caramente, che c'è guarda Pietruzzo, che non c'è più, è scomparso recentemente. La commentavamo con Anastasi, quindi Juventus che vince nel 96 la Coppa dei Campioni, è sempre 22 maggio, quello è l'assurdo. L'Inter il 22 maggio del 2010. Quindi oggi festeggiano tutti, De Bruyne, non fare furbo. Luca. Questa qua è una cosa, guarda. Niente, dicevo che quindi prima di vedere uno scudetto io dovuto aspettare stagione 2011-2012 e ricordo bene la sensazione che ho avuto nel vincere il primo scudetto. Dovesse non vincerlo la Juve quest'anno, dovesse vincerlo la Lazio, io non vorrei, o vorrei, non lo so, ma sicuramente un tifoso della Lazio non vivrebbe lo scudetto nello stesso modo, come io probabilmente non vivrei la Champions, vincendo la Champions quest'anno, nello stesso modo, nonostante non l'abbia mai vista. Ma fare un campionato in cui fai una preparazione ad agosto, che è quella che devi fare normalmente, una preparazione a gennaio, che è quella che devi fare normalmente, poi così a caso, 2 mesi fermi, un po' di partite rinviate, un po' no, reclusione forzata, perché quella che abbiamo vissuto noi l'hanno vissuto i calciatori, una nuova preparazione per giocare un mini torneo quando in teoria tu magari avevi anche già la testa orientata agli europei.
e quest'estate non ti farai le ferie e andrai a ricominciare il campionato con un'altra preparazione di mezzo, secondo me gerarchie qua non ce ne sono. Direi che quest'anno è proprio una roulette russa, diceva bene De Bone, come un mondiale. Cantella per Luca, che poi tra poco dobbiamo salutarlo. Luca, abbiamo parlato di Arthur, potrebbe arrivare lui in cambio di Pogba. Io ti dicevo, secondo me sarebbe meglio il cash. Però, al di là di questo, chi pensi che possa essere invece il giocatore giusto per la Juve? Il top player che ancora non è arrivato e che dovrebbe arrivare quest'estate? Non intendo necessariamente a centrocampo, può essere in attacco, può essere... Allora, Pogba sicuramente un nome che piace e tanto, perché noi della Juve lo abbiamo vissuto bene. Secondo me la priorità della Juventus come società sul mercato sarà cercare un centravanti, perché credo che Higuain abbia finito il suo tempo alla Juve, e anche il costo di ammortamento del cartellino ti impone di pensare a una cessione di Higuain già in questa finestra di mercato, per non perderlo a zero e vanificare quei 90 milioni spesi quasi 5 anni fa. Quindi credo che la Juventus prima andrà a pensare all'attacco, a una punta. Per me è assolutamente il centrocampo il punto principale in cui investire, e serve un centrocampista con delle caratteristiche ben definite, uno tra Pogba e Milinkovic-Savic. Io la riassumo sempre così: un giocatore fisico, molto fisico, ma anche tecnico. Molto tecnico. Esatto. Sì. No, indubbiamente. Grazie. È il prototipo di centrocampista che va per la maggiore in questi anni, che piace di più naturalmente e che può essere assolutamente una soluzione per tante squadre. Luca, prima di salutarti, ci racconti cosa fai per Star Casino Sport, perché so che sei lanciatissimo. Intanto tu sei uno youtuber, perché non tutti ti conoscono, hai tantissimi follower, giusto? Sì, diciamo che è un hobby che mi diverte tantissimo, e quest'anno mi sono tolto delle belle soddisfazioni, dato che sono riuscito a incontrare un po' tutta la Juve. Infatti, quando parlavate di Sarri e del suo essere in tuta, io l'ho incontrato Sarri quest'anno dopo Juve Parma, era tutto bello in giacca e cravatta, e gliel'ho proprio detto: mister, ma come sta bene in giacca e cravatta? E lui mi ha mandato a quel paese in Toscano e se n'è andato ridendo, quindi mi ha fatto molto ridere questa cosa. Ecco, ha vanificato la giacca e cravatta con esattamente. Sì. Per Star Casino invece abbiamo iniziato questo progetto. All'inizio ho affrontato le storie che io non avevo visto, proprio perché, come vi ho detto, ho iniziato tardi e me le raccontava il mio papà. Con tuo papà abbiamo visto, infatti. Esatto, me le raccontava lui, mi ha raccontato il Mondiale 82, mi ha raccontato la Champions 96, tutto quello che io purtroppo per forza di cose non ho visto, e adesso invece sto raccontando io quello che ho fatto io quando sono andato allo stadio, io tutte le mie esperienze. Quindi sto facendo questa raccolta per aspettare il ricominciare della Serie A, se ricomincerà davvero. Sì, infatti, è un po' un album dei ricordi in digitale, questo ci concede la tecnologia al giorno d'oggi, ed è veramente un qualcosa di incredibile, se ci pensate, anche per essere trasmesso alle generazioni future, perché sono tutte testimonianze che noi non abbiamo avuto dai nostri genitori, tanto per essere chiari. Quindi è sicuramente un esperimento molto carino. Luca, in bocca al lupo davvero per i tuoi progetti. Speriamo di riaverti qui ospite, perché sei anche tra l'altro molto preparato a livello calcistico, devo dire, ne parlavamo proprio fuori onda, ci ha fatto particolarmente piacere. Grazie Luca Toselli, a presto. Ciao Luca. A voi, buona serata. Ciao. Grazie a te.